Dici un po' come è stato Oculus Rift? L'ho provato, e quindi cosa dire? Pur essendo ovviamente ad uno stato embrionale ancora il progetto, effettivamente dà una grande sensazione e probabilmente qualcosa anche di, come dire, futuristico, perché se riusciranno a farlo implementare bene all'interno dei giochi, di sicuro sarà quel qualcosa in più che aumenterà l'immersività del giocatore all'interno del videogioco, molto più di altre periferiche uscite in commercio negli ultimi anni, che l'immersività non è fanno dall'immersività al loro gioco. Ok, quanto è intuitivo rispetto a Dread Dolls, no? Che comunque è un gioco con cui hai avuto un pad tra le mani, quindi ci hai giocato direttamente. Tra i due, la differenza tra un gioco dove sei totalmente immersivo, come può essere il Rift Coaster, a Dread Dolls, che hai giocato ed eri dentro il labirinto? Sì, di sicuro in Dread Dolls con il pad in mano riesci a muoverti in maniera più, probabilmente, tra virgolette, più naturale, perché comunque si è abituati a utilizzare il pad. Carina l'idea del mostro che ti insegue, così, quindi tu cerchi di scappare. Anche in questo caso sicuramente Dread Dolls è un primo passo verso ciò che la coppiata di Oculus Rift e videogioco riuscirà a darci. Considerando che sarà un device che arriverà anche per Android, sì, quindi avrà, e praticamente l'idea è quella di fare un device standalone, sì, secondo te Sony, Microsoft e tutta la ciurma tenderanno a fare anche loro un device per la realtà virtuale? È molto probabile, perché se soprattutto la Oculus Rift prenderà piede, non vedo perché Sony e Microsoft debbano tirarsi indietro da una periferica di questo tipo. Proprietario o supportato? Bella domanda questa, non so. Conoscendole probabilmente cercheranno di copiare qualcosa. Ok, perfetto, grazie a Farenz.